A distruggere ci si mette un istante, ricostruire è infinitamente più impegnativo. Lo si sperimenta a Gaza, danneggiati gli edifici scolastici dove riprendono le lezioni. Ed è ancora il meno, perché il trauma della guerra ha sconvolto le persone, allievi ed insegnanti, che devono ritrovare innanzitutto se stessi. Intervistiamo Abuna Faisal, responsabile delle scuole del Patriarcato in Palestina. Certamente dopo la guerra non siamo capaci di iniziare a insegnare a Gaza. Per quello abbiamo preso la decisione di aprire una settimana con attività dell'extracurriculum per i bambini, o una settimana di preparazione per poter aiutare i bambini a uscire del loro stress, della loro angoscia dopo la guerra. E la guerra, che è durata più di 50 giorni, ha creato problemi psichiatrici nei bambini, nei insegnanti, nei familiari. Il nostro ruolo, certamente insegnare, ma prima di insegnare è aiutare questi bambini, questi insegnanti, di uscire dalla guerra. Uscire di questo fatto psichiatrico, aiutarli a inserirci di nuovo nella società. Tanta gente nel mondo stanno parlando di ricostruire Gaza e stanno raccogliendo soldi per ricostruire Gaza, ma penso che il nostro ruolo è costruire la persona umana. E questo è il ruolo dell'insegnamento, le scuole. Siamo aperti per aiutare, per ricostruire l'identità del bambino, l'identità dell'insegnante, da poter dare e creare una cultura migliore, una cultura che aiuta la persona a vivere con dignità. Ci riferiamo a Gaza, a questa striscia di terra larga 30 km e lunga 70, posizionata al confine tra Israele ed Egitto, dove sono concentrati 1.900.000 palestinesi scacciati dai loro territori. Si tratta per la massima parte di musulmani, la presenza cristiana è minima. Che senso ha tenere aperte delle scuole cattoliche? Abbiamo due scuole parrocchiali a Gaza e queste due scuole, in queste due scuole abbiamo 1.000 alunni. C'è un'altra scuola che è gestita da una comunità religiosa, delle Suore del Rosario, che sono anche una comunità diocesana locale, che aiutiamo non solo i nostri cristiani, perché i cristiani sono pochi. I cattolici sono 120 persone, anime. I cristiani in tutto arrivano a 1.300 su 1.900.000 persone. Dunque, l'importanza delle nostre scuole non solo per i nostri, prima di tutto per i nostri, per poter insegnare la religione a loro, la religione cristiana, mantenere la loro fede, ma anche di più, e aprirsi alla società, inserirsi nella società. Accettiamo facilmente i musulmani nelle nostre scuole, non solo a Gaza, ma anche qui, in Palestina, anche in Giordania. La presenza dei musulmani è molto importante perché rappresenta un'apertura dell'uno all'altro. Noi non possiamo vivere senza i musulmani. Noi facciamo parte di questa società. E la nostra scuola dovrebbe rappresentare questa realtà, che le scuole, come la società, i cristiani, i musulmani vivono insieme, lavorano insieme, studiano insieme e si accettano l'uno l'altro. Se guardate al Medio Oriente, noi vediamo che c'è un conflitto in Iraq, un conflitto in Siria. E chi sono i più deboli in questo conflitto? Chi sono quelli che soffrono di più? Sono i cristiani. In Iraq hanno lasciato le loro case, le loro chiese, sono rifugiati. In Siria
sono tanti anche villaggi cristiani sono vuote. Tutti i cristiani vogliono emigrare. Perché? Perché in Iraq, in Siria, non ci sono scuole cristiane. La presenza delle scuole cristiane aiuta molto la società ad accettare di vivere insieme, di proteggere la presenza cristiana di minoranza. La presenza, quando due bambini studiano insieme, questo aiuta nella società di poter collaborare insieme e di proteggere l'uno l'altro. Seconda cosa che le scuole hanno in mente sono e tramite solo l'insegnamento che possiamo creare una nuova cultura, una nuova società. Noi abbiamo bisogno di una cultura che rispetta la persona umana, che ammette la dignità della persona umana, che prepara la pace nella società. Finora non siamo ancora riusciti di poter, ma dobbiamo continuare a creare una generazione che è capace di pensare, di vivere in pace con tutti che sono differenti di noi. Le nostre scuole vanno bene, ne abbiamo più di 55% degli alunni sono musulmani. E per noi è importante vivere con loro e non abbiamo nessuna difficoltà, salvo una difficoltà che abbiamo incontrato nella scuola del Rosario, delle scuole del Rosario a Gerusalemme. Da maggio è stato creato il problema del velo. Sapete bene che c'è la Costituzione nella scuola che impedisce di portare vestiti di tanti colori. Cioè, per poter aiutare gli alunni a vivere l'uno come l'altro, povero, ricco, musulmano, cristiano, tutti sono vestiti di un uniforme. Questo uniforme protegge di fare differenze, discriminazione tra gli studenti. Allora, da maggio hanno creato un problema alle suore che vogliono imporre il velo. Per noi non siamo contro il velo, nessuno contro il velo se è un fatto religioso, ma in realtà quando vogliono imporre questo velo vogliono proporre una politica. E quello che noi stiamo pensando adesso, che non vogliamo che l'Islam politico entra nelle nostre scuole, perché vogliono far entrare l'Islam politico nelle nostre scuole tramite il velo. Le suore erano contro, ma noi, per non creare un problema tra i cristiani, i musulmani a Gerusalemme, la Chiesa, il Patriarca e le suore hanno preso la decisione che vogliamo dare la libertà alle ragazze di avere il velo. Questo caso che è cominciato a Gerusalemme potrebbe continuare nelle altre scuole a Gerusalemme. In Palestina non abbiamo nessun problema perché già è permesso avere il velo, ma in realtà quelli che portano il velo non superano l'1% degli studenti. Dunque non bisogna provocare, bisogna accettare, dare la libertà. Dando la libertà alle ragazze di portare il velo o no, non pensano a portarlo, perché è una questione di Islam politico e noi vogliamo combattere l'Islam politico e non combattere il velo. Lasciare il velo, se è un segno religioso, noi lo rispettiamo. Abbiamo rispetto per questo, ma quando diventa un segno politico noi lo rifiutiamo. Da noi si usa indistintamente il termine dialogo a tutti i livelli e su tutti i fronti.
Voi in Medio Oriente, con percentuali e rapporti diversi, avete imparato a distinguere tra dialogo, concessione, non provocazione, resistenza e altre. In particolare oggi ha utilizzato la parola non provocazione. Per i musulmani, provocare vuol dire attaccare la persona umana nei suoi pensieri, nella sua religione, nei suoi abitudini. E dialogo vuol dire capire l'altro come pensa. E noi non siamo capaci di capire l'altro come pensa. Vogliamo nel Medio Oriente che l'altro sia con noi, come noi, e non è differente di noi. Noi viviamo quotidianamente, ogni giorno viviamo nella società, accettiamo il musulmano accetta il cristiano senza nessun problema. Non c'è provocazione. Ci sono pochi problemi che vengono da alcuni che sono, non sono diciamo gente di alta intelligenza o alta autorità. Per esempio l'autorità palestinese, il regime della Giordania, il governo, sono in favore e hanno un rispetto per i cristiani. Anche tutti questi responsabili hanno un rispetto per i cristiani. È quello che dobbiamo favorire, che abbiamo rispetto perché la nostra presenza è molto forte. Per esempio, a Gaza, chi sono quelli che hanno lavorato durante la guerra? Sono solo i cristiani. La Caritas, Pontifical Mission, erano presenti, hanno dato del cibo alla gente, hanno aiutato durante la guerra e dopo la guerra. E i musulmani a Gaza hanno visto Hamas, hanno detto solo voi cristiani avete iniziato a lavorare, la chiesa locale ha lavorato, il patriarca ha dato ordine all'economo generale di aiutare i cristiani, i musulmani a Gaza, perché non dobbiamo fare differenza, discriminazione, dire questo è musulmano, questo è cristiano, no, bisogna aiutare tutti, perché guardiamo la persona umana e noi quando vediamo che una persona umana che soffre, a parte la religione, dobbiamo aiutarla. La Caritas ha aiutato tutti senza discriminazione, senza dire questo è cristiano o musulmano. Nella nostra scuola a Gaza, una delle nostre scuole, c'erano 1000 rifugiati e quasi tutti musulmani. Abbiamo aperto tutte le nostre classi, tutta la scuola per loro. La Caritas ha dato del cibo ogni giorno per loro. Anche la Chiesa Ortodossa ha dato questo, ha fatto la stessa cosa. E la Caritas anche ha dato del cibo, ha aiutato tutti. Questo è importante perché vivere insieme vuol dire accettare l'altro come una persona umana, come me stesso. L'altro non è differente, anche se è differente nella religione, nel suo pensiero, nella sua ideologia, diciamo, ma in realtà dobbiamo accettare l'uno l'altro. E questo è il ruolo che la Chiesa fa. La presenza dei cristiani, possiamo vedere che dove ci sono i cristiani, dove ci sono chiese e scuole cristiane, non ci sono problemi tra musulmani e cristiani. Dove non ci sono cristiani o non ci sono scuole cristiane, vediamo che i musulmani non accettano, perché pensano che i cristiani sono quelli occidentali. Invece noi siamo del paese. Siamo originari di qua. E la nostra presenza non è solo siamo presenti perché siamo stranieri, no, siamo arabi cristiani. E quando sono arabo cristiano, il musulmano accetta che io sono con lui perché parlo la lingua araba, ho la cultura araba, penso in arabo, vivo nel mondo arabo e sono anche prima che l'Islam
è arrivato. I nostri cristiani sono qui da 2000 anni. In un ambiente a stragrande maggioranza islamico, la scuola cattolica ha la possibilità di conservare le sue caratteristiche specificamente cristiane, o si vede costretta a presentarsi in uniforme strettamente laica? Dunque, la nostra presenza come scuole cattoliche e come scuole cristiane, diciamo, questo è importante perché abbiamo 60 scuole cristiane, ci sono cattolici, scuole ortodosse, scuole luterane e di tutto. La presenza all'inizio, da 150 anni, 170 anni, 200 anni, era a mantenere la fede e insegnare solo i dipendenti della Chiesa. All'inizio era questo, ma adesso, in questi ultimi anni, abbiamo aperto le nostre porte a tutti. Nello stesso modo abbiamo mantenuto la nostra identità cristiana. Per esempio, in ogni scuola c'è il Vangelo ogni giorno, il mattino, nella scuola. Si legge un versetto del Vangelo, un paragrafo del Vangelo, si prega il Padre Nostro e c'è una messa ogni settimana o ogni due settimane per i bambini cristiani. Anche se ci sono i musulmani, questi momenti sono per i cristiani, per la preghiera, e loro accettano e rispettano. Insegniamo la religione cristiana. Io come responsabile delle scuole cristiane, quello che aiuto gli insegnanti di religione cristiana di poter essere capaci di affrontare la realtà e di aiutare gli alunni cristiani a vivere e a insegnare, a studiare la loro fede, essere forti nella fede. Facciamo tante attività per gli insegnanti cristiani. Abbiamo ritiri spirituali per gli insegnanti. L'identità rimane. E questo è importante per noi, che tutte le scuole cristiane dobbiamo mantenere la nostra identità e la nostra missione, l'uomo, per la persona umana, intanto che persona umana, non con discriminazione di religione o no. Nelle scuole cattoliche si fa formazione cristiana per gli allievi cristiani. Per gli allievi musulmani è prevista una formazione islamica analoga? Noi non, per esempio, non diamo la possibilità a loro di pregare nella scuola, perché hanno 5 volte al giorno di pregare e c'è la possibilità di pregare a casa, perché loro la moschea non è solo venerdì. E non vogliamo aprire un'idea che aprire una piccola moschea nelle nostre scuole, no. In ogni nostra scuola c'è una chiesa e i nostri pregano nella chiesa. I musulmani stanno nel cortile o studiano finché i nostri finiscono, e questo c'è un rispetto di musulmani, dicono: avete ragione, siete una scuola cristiana e avete questa possibilità, bisogna farla per aiutare i vostri alunni. Noi abbiamo la moschea, possiamo andare fuori. Ha accennato alla lettura del Vangelo in scuola. Un altro segno caratterizzante per i cristiani è il crocifisso. C'è nelle vostre aule? C'è in ogni classe anche. Alcune scuole, senza saperlo, tolgono il crocifisso. Ma per noi è una decisione, è una presenza della croce nella classe e nella scuola che non possiamo rifiutare. Bisogna portare la croce, e noi sacerdoti, al contrario, i musulmani, quando vengono alle nostre scuole dicono: veniamo perché c'è un sacerdote, perché ci sono le suore. La presenza cristiana, vogliono la presenza cristiana e accettano.
accettano che studiano dove c'è la croce. Non credono alla croce, ma almeno accettano e rispettano. Questo è il fatto, quando parlo dell'apertura all'altro, loro scoprano che i cristiani sono come noi, i musulmani sono come noi. Dunque scoprire l'uno all'altro aiuta a accettare l'altro e la sua convinzione, la sua fede e tutto. Musulmani che frequentano così volentieri e numerosi le scuole cattoliche. Si tratta di musulmani in genere o sono piuttosto i cosiddetti laici della società musulmana? Sono piuttosto laici e vedono che nelle nostre scuole ci sono i valori umani che noi sviluppiamo e sfruttiamo, insegniamo ai nostri alunni. Vedono che le nostre scuole danno importanza ai valori umani e noi questi valori umani la prendiamo del Vangelo e vogliono che i bambini, i loro bambini, vivano questi valori, che quando parlo un valore umano o cristiano vuol dire valore umano, perché dovrebbe andare per tutti. Dunque i valori umani che cercano loro, l'educazione che cercano, vogliono che i loro figli acquistano questi valori da poter vivere nella società con un rispetto di se stesso e dell'altro. D'accordo sulla sua visione della scuola e della convivenza rispettosa e pacifica. Che dire però di quei palestinesi che sentono stringersi lo spazio attorno a causa di una islamizzazione, sia pure dissimulata, della società palestinese? Nonostante avessero deciso di rimanere in questa terra perché è la loro terra, ora cominciano a pensare concretamente di lasciare il paese. Io parlo un po' adesso di tutto il mondo arabo. I cristiani, noi abbiamo paura di quello che succede. C'è un islamismo che cresce e che i musulmani laici rifiutano anche questa realtà, perché noi stiamo confrontando l'Islam politico e i cristiani abbiamo paura di questo, non abbiamo paura dei musulmani laici, al contrario quelli che sono nelle nostre scuole sono Islam laico. L'autorità palestinese Islam laico, il governo giordano Islam laico, in Egitto Islam laico, che ha preso il potere adesso dopo Morsi. L'Islam politico distrugge la persona umana, non lascia una libertà alla persona di pensare e di agire come vuole, non c'è una democrazia. Questa è la nostra paura, che di vivere e di vivere un Islam politico che non lascia nessun modo di pensare e di vivere diversamente. Finora, ringraziamo il Signore, in Palestina, in Giordania c'è un equilibrio. L'Islam politico non è forte. Speriamo che questo continua. E questo, la realtà dell'Egitto va nel mondo arabo di dire che l'Islam, il mondo arabo, è contro l'Islam politico, bisogna fermarli. Fermare l'Islam politico di crescere, solvendo il problema dell'occupazione, solvendo il problema della povertà, solvendo il problema dell'economia, diciamo, generale. Quando la gente è povera, si dirige verso la religione per avere una protezione. Aiutare la gente di vivere con dignità, in quel modo non vanno dietro l'Islam politico. Rispettare la persona e educare la persona a vivere con dignità e accettare l'altro, questo, ripeto,
è il ruolo delle nostre scuole.